La notizia l'ho presa praticamente in diretta stamattina alle 8:15 e quindi in tempo reale sapevamo che oggi il Bundestag avrebbe votato, peraltro nell'ultimo giorno di seduta utile prima dello scioglimento, e anche questo è un segno importante. Lì la lettura politica può essere duplice, può essere lo sforzo enorme dell'SPD di portare a casa un risultato pieno sui diritti, proprio sul filo di lana dello scioglimento, dall'altra può essere una mossa furba della Merkel per sfilare un argomento di campagna elettorale alla sinistra. Ma comunque, qualsiasi lettura si voglia dare, resta il punto di fondo. Adesso la Germania entra pienamente tra i paesi civili. Ecco, a proposito della Merkel, lei ha votato contro dicendo che per lei l'unione è tra uomo e donna. Come Ha giudica? perso una buona occasione per uscire da uno stereotipo, per mettersi al passo con la sua società, ma intendendo per sua non solo quella tedesca, ma ormai la società globalizzata, in cui le famiglie sono tutte quelle dove c'è una relazione affettiva stabile e dove c'è amore. Ci sono famiglie anche di persone single, penso alle vedove piuttosto che ai vedovi, penso a chi decide di fare un figlio senza partner. Penso alle famiglie omogenitoriali, poteva evitare di dire una frase così medievale. Però anche in Italia forse questa mentalità, come lei dice, medievale ancora persiste, soprattutto in buona parte del campo politico. Ma sai, il Parlamento è una realtà che spesso non corrisponde alla realtà viva del paese. Ma nel momento in cui queste celebrazioni stanno dilagando, perché la parola giusta è dilagando in questo paese, con oltre 3.000 unioni civili, e non è passato neanche un anno dall'entrata in vigore della legge, perché l'entrata in vigore del primo decreto che consentiva l'unione civile è del 5 agosto. A questo punto è la dimostrazione che spesso il Parlamento è più indietro del paese. È chiaro che a un anno dall'entrata in vigore di unioni civili noi dobbiamo far sedimentare questa grande rivoluzione culturale che la legge porta con sé, che è appunto il concetto di tante famiglie, tutti gli stessi diritti. Sarà presto facile anche per noi arrivare al matrimonio egualitario. Quindi è un passaggio culturale che porta poi il Parlamento ad adeguarsi rispetto al matrimonio egualitario. Per noi è presto, le unioni civili non hanno neanche un anno. Ma io sono certa che il nuovo Parlamento ci potrà riuscire.